Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima della menta, dell'aneto e del cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge: la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste cose bisognava praticare senza omettere quelle. Guide cieche che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Guai a voi scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, mentre all'interno sono pieni di rapina e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi netto. Un caro saluto da parte di Don Maurizio Prandi, parroco a Breccanecca, alla Costa, a Monticelli e a San Salvatore. Il brano di Vangelo che abbiamo ascoltato è un brano di Vangelo che ci presenta parole dure da parte di Gesù, parole rivolte in modo particolare a scribi e a farisei. Gli scribi sono quelle persone che sono i custodi della legge, coloro i quali nella legge, nella parola di Dio, dovrebbero saper scorgere meglio qual è il suo volto. E i farisei sono una parte importante del popolo di Israele, e loro dal nome si considerano separati, divisi. Farish in ebraico vuol dire separato, appunto, come dire che loro si sentono i migliori. Ecco, Gesù dice loro guide cieche, siete delle guide cieche, ma lo dice anche a me per tutte quelle volte che sono incapace di far scorgere alle persone che incontro o che mi sono affidate la presenza di Dio nella loro vita, ogni giorno. La presenza di Dio, Gesù la sintetizza in tre parole: nella parola giustizia, nella parola misericordia e nella parola fedeltà. E sono tre parole tradite, diciamo così, dalle persone a cui Gesù si rivolge, perché sono persone che si fissano sulle cose più piccole e, aderendo a quelle cose più piccole, ai precetti più piccoli, quelli minimi, pensano di aver risolto tutto il problema della relazione e del rapporto con Dio. E Gesù dice: ma siete semplicemente distanti, siete semplicemente distanti. Il cuore è altro, il cuore sono la giustizia, e della giustizia ci ha parlato anche il Vangelo di domenica scorsa. Ricordate, la promessa è quella di fare sempre riferimento ad una parola che è guida per tutta la settimana. E allora ci ritorniamo sopra, perché Gesù diceva: allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Ecco, che cos'è la giustizia? Proprio nel Vangelo di Matteo, che ci custodisce in questa giornata, la giustizia è il progetto di Dio, il sogno di Dio. E ognuno di noi, così come è capace, è chiamato a realizzare quello che è il sogno di Dio, quello che è il progetto di Dio. Ecco, voi, dice Gesù, siete fissati su queste cose più piccole e dimenticate che il sogno di Dio è qualcosa di grande, che il sogno di Dio è, e lo dirà poi alla termine del suo Vangelo Matteo, è dar da mangiare all'affamato, dar da bere all'assetato, vestire chi è nudo, visitare gli ammalati, i carcerati, accogliere chi non ha una casa, accogliere chi viene da una situazione di difficoltà grande e una casa non ce l'ha più. Ecco, è su queste cose, dice Gesù, che si gioca non soltanto il vostro rapporto con Dio, ma anche quella parola che abbiamo ascoltato sabato, la salvezza, la nostra salvezza. È per questo, allora, che così, in modo molto semplice, sono vicino a questo disegno. È la Madonna dell'aiuto. È stata dipinta da un nostro parrocchiano che si chiama Diego, che è rimasto così affascinato da questa immagine che si trova sul ponte di Bobbio, la nostra parrocchia è legata a San Colombano, che l'ha portata qui in chiesa, alla Costa. E allora a lei chiediamo di essere aiutati. Perché quella parola che Gesù dice, guai a voi, che è come un lamento, non è una minaccia, è un lamento.
Poveri voi, dice Gesù, poveri voi che vi siete persi un volto di Dio che è giustizia, che è misericordia, che è fedeltà. E lo ripeto ancora una volta, che la giustizia di Dio e la sua misericordia. Soltanto la settimana scorsa abbiamo ascoltato questo brano di Vangelo che diceva, guardate, io non sono giusto, sono buono. Ecco il volto di Dio, il volto di un Dio che non è una minaccia, il volto di Dio che guarda a noi non per condannarci, ma per dirci la mia giustizia è la mia misericordia, la mia giustizia è la mia bontà e tutto questo è perché io sono fedele. Ecco, ritornano le parole che Gesù ci ha consegnato in questo brano di Vangelo. Teniamo viva la fiamma, il fuoco della giustizia, della misericordia e della fedeltà, di modo da essere anche noi, prima di tutto, capaci di viverle. Ed è per questo che a Maria chiediamo aiuto. Una buona serata, una buona giornata e arrivederci e risentirci a presto.